Il rugby, pur non essendo ancora uno sport di massa, vede crescere ogni anno spettatori e giovani appassionati. Chi di noi non conosce la danza maori degli All Blacks o il terzo tempo che si disputa a fine gara? La tradizione vuole che nel 1823, durante una partita di calcio nella città di Rugby, in Inghilterra, l'inesperto giocatore William Webb Ellis, tra lo stupore dei presenti, prese la palla con le mani e corse a depositare il pallone all'interno della porta avversaria. Da quel lontano 1823 il rugby è cambiato moltissimo, anche se le regole di base sono rimaste immutate, come ad esempio l'assegnazione dei punti che, pur se modificati nel loro valore, possono essere realizzati solo con la meta o con il calcio. L'ovale può essere calciato in avanti solo con i piedi, mentre con le mani deve essere sempre passato all'indietro. La palla non può mai essere trattenuta dal giocatore a terra e se placcati dall'avversario il pallone deve essere rimesso immediatamente in gioco. Esistono diverse varianti del rugby. La più famosa è la Union, che si gioca in 15, ma esistono anche la League a 13 e il 7 a 7. Indipendentemente dal numero di giocatori in campo, il rugby è un gioco di forza che unisce prestanza fisica, spettacolarità e disciplina. È uno sport di contatto dove ogni giocatore ha una posizione e un numero che identifica un ruolo ben preciso. Nelle prime tre linee troviamo gli 8 avanti, ossia i giocatori utilizzati nelle situazioni di mischia. La prima linea è composta da due piloni, il numero 1 e il numero 3, dotati di straordinaria forza nelle spalle e nel collo, e dal tallonatore, il numero 2. In seconda linea giocano il numero 4 e il numero 5, il vero motore della mischia, giocatori potenti e alti che di solito saltano anche in rimessa laterale, la famosa touche. La mischia è completata dai due flanker o terze linee ala, numeri 6 e 7, e dal numero 8. Dietro la mischia giocano i mediani, di mischia numero 9 e di apertura numero 10. I registi della squadra, cernieri fra i primi 8 e gli altri 5. I tre quarti, divisi fra centri, 12 e 13, ali, 11 e 14, ed estremo numero 15, ovvero i 5 giocatori che solitamente sono i più veloci della squadra. Come in tutti gli sport, anche nel rugby gli anni passano e le regole, le tecniche di gioco e la tipologia di allenamento si modificano. Insieme a Leonardo Ghiraldini, tallonatore ed ex capitano della nazionale italiana, due volte campione d'Italia, campione di Francia, cerchiamo di scoprire alcuni di questi cambiamenti. In realtà se vedi una partita di 20 anni fa e vedi una partita di adesso, credo che l'evoluzione del rugby, l'evoluzione di questo sport sia a 360 gradi, ci sono una miriade di cose che sono cambiate. Per giocare a rugby occorrono grandi doti fisiche che sono diverse da ruolo a ruolo. Ma sarà ancora vero? L'evoluzione del rugby, l'evoluzione di questo sport, secondo me principale è l'efficacia del giocatore, quindi se prendo il mio ruolo, 10 anni fa i giocatori erano magari più forti, ma più tarchiati, più densi, adesso devono essere capaci di fare tutto in giro per il campo e l'evoluzione, diciamo, fisica di questi giocatori è impressionante. Non c'è più il pilone grosso e tarchiato importante per le mischie ordinate, ma c'è il pilone mobile che si muove in giro per il campo, quindi è difficile un po' riconoscere anche i ruoli. Si possono veramente cambiare, se cambiassero il numero di maglia dietro sarebbe difficile a volte riconoscere realmente il ruolo di un giocatore. Penso che il rugby sia uno degli sport che si è evoluto di più rispetto a tanti e tanti fattori. Il materiale tecnico ha cambiato in maniera impressionante, ci sono queste magliette che sono studiate per poter anche scivolare un po' dalla presa degli avversari, sono studiate per avere anche un impatto sulla performance del giocatore. Si era passate dalle magliette molto larghe, pantaloncini molto larghi di cotone, dove che se pioveva appunto si formava una corazza di 5 kg che ti dovevi portare in giro per il campo, del materiale molto più traspirante, sia ovviamente d'estate che diciamo d'inverno, riusciva a mantenere la temperatura del corpo e non si riempiva, non si inzuppava d'acqua. Il rugby è famoso per la sua ferrea disciplina, soprattutto nel rispetto delle regole che si dividono tra scritte e non scritte.
Il rugbista ha infatti un grandissimo rispetto sia per l'avversario sia per la figura dell'arbitro, il cui giudizio è incontestabile. Nel rugby il gioco si interrompe spesso e l'arbitro può decidere di farlo riprendere con una touche o con una mischia. Il gioco si riprende con una mischia quando il pallone è passato in avanti o viene perso in avanti da una delle due squadre, o con una rimessa laterale se il pallone esce dal campo. La mischia è l'azione che sta alla base del rugby, ossia una delle fasi di conquista della palla che si ripete più frequentemente. 8 giocatori per squadra che si spingono con forza per conquistare metri di campo. Nel corridoio che si crea tra i due gruppi, su comando del tallonatore, viene introdotto il pallone, che viene appunto tallonato tra le gambe dei suoi compagni per consentire la ripresa del gioco. Nel mio ruolo, nello specifico, si può vedere questa grande evoluzione. Magari all'inizio si cercava soprattutto la dominanza, la predominanza fisica, soprattutto per la mischia ordinata, e quindi dei giocatori magari più forti e più densi fisicamente. Poi con l'evoluzione del gioco, ovviamente il tallonatore ha un ruolo importante nella mischia ordinata, quindi deve avere queste capacità fisiche di potenza importanti, ma nel gioco è probabilmente il suo utilizzo nel gioco è aumentato di 5, moltiplicato di 5-6 volte rispetto a 20 anni fa. Questo vuol dire che il numero di placcaggi che effettua sono 5 volte in più, il numero di palloni che deve portare avanti altrettanti, il numero di rack, quindi di punti d'incontro che deve svolgere ancora di più, e allo stesso tempo deve mantenere una efficacia per tutti gli 80 minuti. Allora, le regole sono cambiate tanto. Se riguardo indietro una partita di 10 anni fa, sembra un altro sport, ancora di più per la mischia ordinata. Si è cercato di salvaguardare, tutelare un po' di più la salute e l'integrità fisica dei giocatori, quindi evitando alcuni impatti molto violenti a distanza, e con questo cercare di rendere il gioco più veloce, più dinamico, e quindi perdere, fra virgolette, meno tempo per l'esecuzione della mischia ordinata, e di conseguenza tante cose si sono adattate. Gli allenamenti si sono adattati, le abilità tecniche e fisiche dei giocatori sono cambiate proprio per stare al passo coi tempi e per avere un impatto importante sotto questo aspetto, che comunque ancora, nonostante questo cambiamento continuo di regole, ha una rilevanza importante in una partita di rugby. Ovviamente la meta ha un impatto decisivo per il punteggio e quindi per le sorti di una partita, e si cerca di trovare tante soluzioni, ogni squadra ovviamente la sua strategia, ma per arrivare alla meta. Le difese sono sempre più forti, ermetiche, l'analisi video a supporto è sempre più importante, ci sono droni che girano dappertutto per vedere tutte le angolazioni del campo, telecamere anche a bordo campo che vedono altre prospettive, e quindi per bucare questa difesa bisogna trovare delle soluzioni. Ogni squadra ha la propria strategia, però è ovvio che la meta ha una un'importanza incredibile per il risultato finale. 5 punti sono molto di più che un calcio di punizione. Nel rugby la tecnologia è sempre stata presente. Basti pensare alla figura del TMO, ossia Television Match Official, o più semplicemente giudice televisivo, presente nelle gare di rugby già da molto tempo. Guarda, l'inserimento del TMO è un aspetto importante di questo sport, perché poi ti permette di veramente valorizzare la realtà dei fatti, di vedere se realmente c'è stata una meta o meno, quindi di premiare veramente l'azione di una meta o meno. Un altro strumento recentemente introdotto nel mondo del rugby è il GPS nelle maglie dei giocatori. Se riguarda indietro anche la preparazione, non solo le partite giocate, ma anche il modo in cui ti preparavi a determinati test, la mia prima tournée
praticamente non si faceva palestra durante la settimana. E adesso tutto viene calcolato, inserito in un database, deve essere fatto un determinato volume di lavoro e devi rispettare determinati parametri per poter essere sicuro di aver fatto tutto il possibile per performare in campo. Quindi il GPS è un elemento molto importante. Poi credo che la tecnologia sia importante fino a un certo punto, poi si inseriscono tanti altri fattori, però ti dà sicuramente dei dati molto, molto importanti, non solo in partita ma anche nella preparazione. E piano piano si sta evolvendo anche la tecnologia, quindi dal GPS che ti calcolava solo i chilometri che facevi in giro nel campo, che era un dato che in realtà poteva servire fino a un certo punto, perché magari tanta gente correva a caso e quindi aumentava il volume della corsa, ma magari eri poco efficiente nel gioco, ha dei dati molto più specifici in cui riesci anche a calcolare il numero di contatti che fai durante la partita. Come detto, in questo sport ci sono però anche regole non scritte, come il terzo tempo, dove vincitori e sconfitti, giocatori e tifosi di entrambe le squadre si ritrovano per festeggiare la partita appena conclusa senza pensare al risultato, ma solo per il gusto di aver passato una bella giornata di sport. Allora, qui si cerca veramente di trovare un po' un equilibrio tra lo spirito goliardico che un po' c'è nel rugby e la necessità di essere sempre performanti. È difficile perché per rimanere all'alto livello, perché per rimanere veramente costanti all'alto livello devi essere preciso nella nutrizione, cosa che non era prima, o magari meno, nell'allenamento, nel recupero. Anche quello è stato un passaggio credo incredibile, che ho vissuto un po' anche direttamente dai primi anni in cui giocavo con le prime squadre, con la nazionale. La fase del recupero post allenamento, post partita, si è evoluta in maniera impressionante grazie anche alle tecnologie a supporto, e quindi bisogna saper godere una vittoria magari con una birra, però una volta magari lo facevi con più birre, e quindi è questo equilibrio che va trovato, che si sta trovando anche tra i viaggi e gli spostamenti durante la settimana, dopo le partite. È fondamentale mantenere uno stile di vita più che sano, ovviamente, per performare ad alto livello. Allora, l'evoluzione sotto l'aspetto chiamiamolo puramente professionistico, quindi monetario, c'è stata, ma guarda, devo dire che è ancora in progressione questo sport, cerca ancora di mantenere saldi determinati valori. Credo che sia fondamentale, perché c'è sempre più seguito, c'è sempre più attenzione, ci sono sempre più sponsor, gli stadi si stanno riempendo sempre di più, ci sono investimenti importanti, però è importante mantenere delle radici forti, e su questo credo che sia anche la responsabilità dei club, dei dirigenti, delle società, di mantenere determinati paletti e determinate strade. Però c'è un'evoluzione inevitabile, e non possiamo dirlo. È importante anche la gestione dei giocatori sotto questo aspetto, credo che sia decisiva, e anche i rapporti che i giocatori hanno con l'esterno, con i media, con la stampa, è sempre di più, e credo che sia appunto fondamentale. Credo che sotto questo aspetto si possano fare dei passi ancora più in avanti per aiutare il giocatore a gestire determinate situazioni. La vita è come una palla da rugby. Non puoi mai sapere come sarà il suo prossimo rimbalzo. Flavio Pagano, dal libro Quelli che è il rugby.